Siamo finalmente arrivati alla prima tappa a Casano di Ortonovo Carrara di chilometri 94. Oltre alla firma, tutte le squadre si sono ritrovate per la foto di gruppo davanti alla stampa e alle televisioni. Era presente anche un elicottero per le riprese televisive dall'alto, come di consueto arrivato per il giro della Lunigiana. I corridori dunque sono pronti per iniziare questo piccolo ma impegnativo giro e prima di partire abbiamo intervistato qualcuno di loro. Sono quasi 100 chilometri, come la vedete? Ma noi l'abbiamo interpretata portando un velocista per poter fare subito classifica e permetterci l'ammiraglia di essere già nelle prime posizioni nelle tappe di montagna. Non è il primo anno che siete qua, voi siete come dei veterani. Sì, noi tutti gli anni siamo qua, abbiamo vinto anche due tappe, un anno con Cantone e un anno con Besagni. Siamo qua con il meccanico della squadra dell'Emilia-Romagna, ci dai gentilmente qualche dato tecnico? Sì, la bici è un telaio in carbonio, completa monoscocca in carbonio. Montiamo due ruote a profilo alto, se tutte in carbonio. Abbiamo poi il pacco pignoni 14-25 montiamo, perché insomma la strada è un pochino in salita. Subito dal primo giro, al traguardo volante posizionato a Casano, passano due corridori solamente. La distanza dal gruppo non è molta, una ventina di secondi circa. I corridori dovranno ancora fare un giro passando da Casano di Ortonovo, Massa Carrara, Marina di Carrara, Sarzana, Luni, prima di affrontare per ben due volte la foce di Massa Carrara, che ha fatto come sempre le selezioni in tutte le gare ciclistiche. All'arrivo abbiamo trovato il presidente della provincia, Osvaldo Angeli. Ma io credo come tutti, credo buona parte della mia generazione era appassionata di sport in generale, credo anche del ciclismo. Io ero un coppiano, per ricordare il tifoso di Coppi, e credo che soprattutto il ciclismo sia importante sia sull'aspetto, nonostante i problemi che ci girano attorno, che questo deve essere un impegno anche per renderlo sempre più pulito, ma comunque credo che sia uno sport dove costa molto, ci vuole anche molto fatica e spesse volte non è che siano i grandi guadagni, ci vuole anche una passione forte che si avvicina al ciclismo e credo che tutti gli sport in generale siano un elemento di crescita individuale, abituare a competere con altri, ma non in maniera sbagliata, in maniera leale, che aiuta molto anche la solidarietà, credo la cultura della solidarietà. E credo sia anche un veicolo anche di conoscenza, di promozione di un territorio. Noi abbiamo visto quest'anno, abbiamo avuto appuntamenti importanti, la tappa del Giro d'Italia, il Giro della Lunigiana storica, anche qua che si richiama un po' alle nostre antiche origini dell'Lunigiana storica, che interessa sia la provincia di Spezia che di Massa Carrara, nelle tappe che si articolano in questo giro. E devo dire che la tappa più, no, diciamo, l'iniziativa, la gara più importante di questo giro a livello mondiale che riguardano i dilettanti juniores. Questo è come sapete, partecipano anche diverse nazioni estere perché è veramente il più grande appuntamento, perciò anche questa è anche, diciamo, una promozione che interessa non solo l'Italia ma anche a livello internazionale e questo credo che ne abbiamo sempre bisogno. Sta per finire dunque la prima tappa del Giro della Lunigiana e dopo 94 km circa percorsi alla media dei 43,141 e dopo 2 ore 09,54 primi arriva da solo il corridore del Kazakistan Ayazbayev Maksat. In volata, eccolo alzare le mani. Bellissima gara di questo corridore. Attendiamo il gruppetto che ha preso poche centinaia di metri. La spunta Susten Jascha della Germania con 58 secondi di distacco dal primo e dietro di lui Filosi Juri, primo italiano di oggi, squadra del Sud Tirol. Quarto Bonifazio Nicolò dell'Uscasano. Quinto Andretta Simone del Veneto. E via via tutti gli altri corridori che concluderanno con una volata finale. Eccolo sul podio dunque Ayazbayev Maksat del Kazakistan, vincitore di tappa. Dopo la coppa consegnata al presidente della provincia Osvaldo Angeli, un rigoroso inno nazionale, tutto per lui. Thank you.
vengono consegnate adesso le maglie delle varie classifiche, il simbolo del primato, amici, Alvinizzano 2010, che aspettano tutte al vincitore. La maglia di risparmio di Carrara. Ed in fondo una bella foto di gruppo sul palco. Quindi domani, venerdì 2 settembre, tappa del giro Ceparana a Bolano di 101,200 metri. E quindi con questa foto che andiamo a vedere da Fabrizio Del Giudice è tutto. A domani.